Ma la situazione, penso la sapete tutti, la situazione non è facile. Abbiamo questo problema col Covid che ci portiamo dietro da un bel po', non riusciamo in questo momento a venirne fuori. Abbiamo dei problemi che dobbiamo cercare di sopperire con altre cose, perché in campo ci dobbiamo andare. Al di là di chi andrà in campo, dobbiamo fare il massimo per poter ottenere un risultato. Torniamo in campo dopo una ventina di giorni e dopo una ventina di giorni non si sa mai che si trova. Speriamo di trovare qualcosa di molto positivo per noi. Il fatto di giocare una gara già ti riporta alla normalità. Noi negli ultimi 20 giorni abbiamo parlato di tutto meno che delle gare da giocare. Adesso, bene o male, dobbiamo darci delle risposte, no? Al di là di tutto. Cioè abbiamo una serie di partite lunghissime in questo mese, da qui fino alla sosta, che dobbiamo fare di tutto per cercare di fare risultati, per cercare di stare attaccati a un certo tipo di carro, che è quello che ci riguarda. Non, lo ripeto, a me non mi piace cercare alibi, non me ne può fregare di meno, cercheremo di fare con quello che abbiamo. In campo ci dobbiamo andare e ci dobbiamo stare al massimo delle nostre possibilità. Tutto qui. La Ternana in questo momento è la squadra che gioca anche meglio, secondo me. Io e il direttore l'abbiamo vista contro la Cavese a Castellammare, ha una facilità di fare gol impressionante. Hanno avuto anche tanta fortuna, ma non fortuna sotto l'aspetto sportivo, fortuna che non sono mai stati toccati da questo virus. Hanno fatto tutte le partite, l'hanno fatte con l'organico completo e purtroppo questo è un campionato che lo decide anche questa malattia, perché non lo decide solo il campo, perché noi finora abbiamo fatto 8 partite, gli altri l'hanno fatte 12, non hanno avuto un problema, noi negli ultimi 20 giorni siamo stati costantemente dentro il problema e non è facile, non è facile. Bisognerebbe che le cose si equiparassero, no? Che venissero un po' di problemi anche agli altri. Ora, per carità, io non lo auguro a nessuno, questa è una malattia, non è che ci possiamo giocare sopra, nemmeno per il calcio. Però, visto che noi facciamo parte di un campionato, i campionati di solito si equivalgono, no? Alla fine chi ha avuto più fortuna, chi ha avuto meno fortuna, lo vince quello poi più bravo, di solito. Ecco, vorrei che anche noi ci lasciasse un pochino in pace, che si recuperasse i giocatori e poi vediamo di che pasta siamo fatti. Tutto qui. Io penso che se c'è una società, che ha fatto in continuazione controlli, questo è l'Avellino. Siamo al 40° tampone fra un po'. 40 tamponi, io penso che purtroppo poi c'è. Noi io sono convinto anche che abbiamo dei ragazzi che non escano mai, che sono dei ragazzi che fanno dei sacrifici. Sai, fossero degli stupidi, no? O superficiali, dicevano sempre in giro, va fantastica. Là uno dice il motivo ce l'ho, eccoli qui, sono dei coglioni. E che il problema è che si comportano anche bene, si sono sempre comportati bene, però questo non si sa dove ti viene a prendere, perciò. Bisogna fa fonte mente locale alla situazione e andare avanti. Ma penso che sia anche tanta fortuna, oltretutto. Noi possiamo solo fare proprio quello che ha detto lei, una partita sotto l'aspetto nervoso di livello importante, di voler fare le cose con tutti i nostri limiti del momento, perché avremo dei limiti sicuramente. Però l'unica cosa che non dobbiamo sbagliare è quella che ha detto lei, se vogliamo fare il risultato. Se no ce ne andiamo a casa perché ne buschiamo. Tutto qui. Forse l'unico che ha qualche problemino può essere Bruzzo. Sì, c'è un po' un fastidio. Vediamo oggi. Oggi facciamo allenamento sperando che almeno lui si metta a posto e che possiamo avere un cambio in più o un titolare in più. Nikolić e Dossena si sono allenati tutta la settimana, almeno fino adesso non hanno presentato nessun tipo di problema. Noi abbiamo recuperato solo Rizzo e Silvestri, Hanno fatto 2 allenamenti, ieri e oggi. E che dobbiamo fare? Queste sono le regole, non possiamo fare altro. E fortunatamente l'abbiamo recuperati 2, se no si arrivava nemmeno a 12 o 13, penso. Perché
perché non ci sarà nemmeno un ricambio, a meno che non volevi attingere dai ragazzi, dalle giovanili. Io penso che qualcosa, anche se chiusi dentro una cosa, sedute, addominali, flessioni, qualcosa fanno sempre. Però è chiaro che non sono al 100%, però a volte ti devi tappare il naso e farli giocare, perché numericamente noi non ce l'abbiamo, se no. Purtroppo, fra virgolette, si devono far aiutare, come ha detto prima il signore, dai nervi, dalla tensione, dalla carica agonistica, finché uno ce l'ha, ce l'ha, e poi provvederemo a fare con quello che abbiamo. Di normale io penso che in questo mese ci sia poco, però se saltiamo le partite, il regolamento dice che prima della sosta devi giocare, non è che possiamo cambiare noi il regolamento. Noi dobbiamo prenderne atto. Io mi auguro che sotto l'aspetto degli infortuni abbiamo già dato, sotto l'aspetto della malattia abbiamo già dato, perché se continua così è dura, onestamente è dura. Io mi auguro che ora veniamo lasciati un pochino in pace, che recuperiamo ragazzi per quello che possiamo fare noi, e poi le partite ce le giochiamo come abbiamo sempre fatto. Noi fino adesso, secondo me, abbiamo sbagliato 10 minuti con la Turris, anche se eravamo in difficoltà, e abbiamo sbagliato totalmente l'approccio alla gara con il Catanzaro, perché è quello che dobbiamo dire. E in 8 partite ha sbagliato una gara e mezzo, una gara in 10 minuti ci può anche stare in una squadra totalmente rinnovata. Il problema diventa da adesso, se non recuperiamo quanto prima tutti i ragazzi che abbiamo fuori, perché ne abbiamo tanti in questo momento. Che Silvestri abbia fatto una cavolata in maniera uguale, pagheranno la multa, anzi, cioè il direttore gliel'ha già fatta arrivare la multa, ma devono anche capire che non ci possiamo permettere più di questi episodi, anche perché non c'era motivo. Non, assolutamente quella di Silvestri non è giustificabile, quella di Maniero tanto meno, perché da lui me l'aspettavo mai, e non ci si può complicare la vita così, insomma. Ora noi, al di là di tutto, se ci sapeva Silvestri, per noi era già una cosa importante, invece per una stupidaggine rischiamo di saltare 2 partite di Silvestri, anzi le saltiamo e andiamo sempre dietro a rincorrere chi possiamo recuperare. Cioè, io mi auguro che certe situazioni non si verifichino più. Maniero sta bene, Maniero si è allenato tutta la settimana, Maniero ha recuperato bene, insomma, questi 10 giorni. Forte penso che nel giro, non so, direttore, 15 giorni, quanto più o meno, poi sarà il dottore, speriamo che anche lui fra una quindicina di giorni sia disponibile. Però di queste cose è giusto che ne parlate con il medico. La squadra anche loro rinnovata, hanno un allenatore nuovo, è una squadra importante, c'ha giocatori importanti, ho visto recuperano Rosaia, insomma è una struttura. Se dietro gioca Silvestri, Cleito e Zanchi, e ai lati Pinto, Albertini o Calapai, sono tutti giocatori in mezzo, sono forti. Davanti ci hanno Reginaldo, Pecorino, quel giovane che sta facendo benissimo. Io penso che sia una squadra forte. Noi ci dobbiamo prepararci bene. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e dobbiamo fare il massimo delle nostre possibilità, aiutandosi su tutto, sull'aspetto nervoso, tattico, di tutto. Noi dobbiamo fare l'impossibile per fare il risultato. L'impossibile.